L'ex consigliere assessore comunale di Agrigento, Andrea Cirino, attualmente componente del consiglio d'amministrazione della Fondazione Teatro Pirandello, critica il metodo di gestione del servizio di vaccinazione ai bambini dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Troppi assembramenti, dice, vediamo. La cosa grave è che ieri Draghi nella conferenza stampa ha detto che devono essere aperti anche di notte per dare l'opportunità ai genitori e ai familiari di poter vaccinare i bambini. Mentre io ieri alle 2 mi sono recato all'ospedale, mi hanno detto che dopo le 2 non vaccinavano più bambini. E stamattina alle 8 ci sono ritornato con la mia nipotina e già eravamo. Prima di me c'erano 100 altri, 100 altri bambini che dovevano essere vaccinati. Una vera vergogna perché c'era un assembramento, quindi più di 300 persone. Mi reco giù all'amministrazione mi dicono chi l'ha fatto entrare qui in questi uffici, si preoccupavano, non lo sa che c'è il Covid, ma scusate, voi vi preoccupate per voi, non vi preoccupate per la gente che al secondo piano della scala C, 400 persone assembrate. E la responsabile del servizio mi ha detto, ma sa, era meglio che lei si prenotava. E io denuncio questo fatto perché l'ospedale San Giovanni di Dio è inadeguato per i vaccini dei bambini dai 5 ai 11 anni. A questo punto sono andato via perché mi hanno riferito che oggi vaccinavano soltanto 20 bambini, quindi una cosa inaudita, vergognosa, meglio non farle queste cose perché c'è il rischio che anziché di guarirsi qua ci prendiamo tutto il Covid.